andata come è andata. Abbiamo perso contro una squadra già retrocessa che ha dimostrato in campo di probabilmente non meritare la retrocessione. Quindi se la squadra gioca così, divengo responsabile dell'allenatore, quindi credo che non ci siano altre cose da dover commentare da parte mia. Domande? Marco, avevano detto, io rispondo per me, io ho detto che la partita se si è persa è colpa dell'allenatore, la squadra perde con l'ultima in classifica, già retrocessa, è colpa dell'allenatore, le domande io non posso rispondere del giocatore, dovete dire al giocatore. Quindi sia tatticamente, nei cambi, in tutto, cioè nella gestione, in tutto quanto, la colpa è la mia, quindi la partita si è persa perché io ho sbagliato, ho commesso degli errori, ho fatto giocare dei giocatori che non dovevano giocare, ne ho fatti non giocare altri che avrebbero dovuto giocare, ho fatto sempre a uomo e non la zona, quindi non c'è da... io parlo per me, quindi la partita si è persa per colpa mia. Marco, perché tanti minuti a Parma? Tu vedi un giocatore nella nostra panchina, dalla panchina che possa non fare dare un contributo, possa tenere la difesa impegnata? Lo so, però guardando rispetto a quello che hai detto tu adesso. Sì. Sì, sì, è giusto. Avrei dovuto cambiarlo e mettere Maestrazzi. No, hai ragione. No. Ho andato a metà 4, avrei dovuto cambiarlo e mettere Maestrazzi. Giusto osservazione. È vero perché magari l'avrei voluto far riposare e poi nel momento importante sicuramente avrei dovuto dare un contributo. Con Bernardo che cosa è successo l'ultimo volta? Ho spiegato male che cosa avrebbe dovuto fare. Lui ha fatto una cosa, io gli avevo detto, io gli avevo detto un'altra. E quindi c'è stata una cattiva interpretazione per non buona comunicazione da parte mia nei confronti di Bernardo. Posto? No, siamo qua a disposizione, ma anche loro stanno lavorando e io sono pagato per rispondere. Prego. Coach, implicitamente nella tua risposta di prima su Tucker, c'è il fatto che dopo Caserta è andato via Dedovic ed è cambiato molto. Perché? Piacere che lei lo dica, e io parlerò alla fine della stagione, mancano 3 giorni, sono poi a disposizione, quando è fine della stagione sono a disposizione per fare un commento e le mie riflessioni su tutto quello che è. E comunque l'andata via di Dedovic, il presidente mi ha chiesto, io ho condiviso, quindi lungi da me voler fare polemica o dover imputare qualcosa al presidente, neanche io, mi ha spiegato com'era la situazione, io faccio l'allenatore, io condivido quello che lei sceglie, io non mi chiamo fuori da questa cosa, però la sua analisi è un'analisi molto profonda e molto intelligente. Marco, in settimana, in 2 giorni come avevi visto la squadra? Bene, assolutamente bene, hanno lavorato seriamente, con applicazione, con partecipazione. Nessuno ha tirato indietro, sono andati tutti quanti da fare. Slogan la partita con Milano, nonostante che era a rischio strappo, aveva dato disponibilità per giocare, io poi l'ho fatto giocare. A rischio strappo gioco con Milano, non vedo perché, pensando poi appunto di dover fare un'altra partita sul due dopo. Quindi dice, ma ti sei giocata così abbiamo a Milano? Insomma, Milano non credo che se ci fosse stato un abbiamo contro loro, insomma, vedendo come la squadra non credo che ci sarebbe stato con l'inserimento con Slogan, tra l'altro a mezzo servizio e a rischio infortunio grave, se sarebbe dovuto cambiare. Quindi... Adesso a Pesaro andate, cioè, come pensi che partita sarà a Pesaro visto quello che si è visto oggi? Io faccio le stesse cose che ho fatto sempre dall'inizio, da quando ho preso la squadra. È ovvio che i risultati dicono che quello che ho fatto non ho fatto nel modo giusto, anzi. Io continuerò a preparare la partita come ho preparato tutte quante le altre partite, come preparavo quello che vincerà. Sì. E quindi il mio atteggiamento sarà lo stesso. Studiare presa, preparare la partita, fare un allenamento immenso, più o meno, di preparare la partita.
poi andiamo a Pesaro a far giocare l'ultima nostra diventa. Marco, sì? Pensi queste quattro partite dovranno essere quattro finali, quattro sconfitte, mancata più l'energia fisica, mentale, una questione tecnica? Qual è la causa principale? Ma sono tante le cose, quindi ho avuto anche critica perché dopo la partita con Venezia avevo detto che l'unico che salvavo dopo 20 minuti di conferenza stampa, 15 minuti, 20 minuti dopo ho parlato, mi hanno fatto le domande, ho detto che salvavo Crosariola e dove ho attaccato apertamente la squadra del fatto che non stava dando per quanto avrebbe dovuto, quantomeno provarci fino alla fine. E la premessa di quella mia chiacchiera a Venezia era stata nel dire ci sono i giocatori che stanno facendo e che quindi riconoscevo a qualcuno che lo faceva, non era necessario per farlo, e altri giocatori che non stavano facendo. La sintesi è stata quella che da Tome probabilmente si sarebbe sentito in disagio, come avrebbe presa per il fatto che io dicevo di Crosariola, ma Crosariola era solamente la chiusura di 15 minuti, 20 minuti di conferenza dove dicevo se devo salvare uno salvo lui, perché? Perché lui non ha responsabilità oggi, perché se c'è una responsabilità io ovviamente che li alleno e gli altri che hanno giocato, questo è due mesi che è fuori, ha fatto la prima partita, quindi direi che nella partita invece con Coso, con Milano, io ho visto una squadra che ci ha provato, è andata sotto 17 punti due volte è stata lì, ha riprovato a rigiocare, ha giocato contro Milano, quindi i valori in campo erano totalmente differenti, Mason Rocca, un giocatore che gioca 5 minuti, noi non ce l'abbiamo, oppure vorrei dire Filloi, che secondo me è un ottimo giocatore per fare il cambio anche in A1, è una squadra di media classifica, neanche gioca, quindi i valori in campo erano totalmente differenti e quindi siccome io non faccio il tifoso ma faccio l'analisi di quello che sono le cose, come a Venezia ero stato molto duro, dopo Milano perché ho visto una squadra che ha giocato non mi sentivo dire la stessa cosa, quindi ho manifestato un sentimento diverso. Bene, posto, grazie. Una cosa, giovedì ovviamente.